Rimini si è data una marcia, una prospettiva, le fogne le stiamo completando, prima il mare, poi faremo sopra il Parco del Mare. Penso a tutti gli interventi sulla Statale 16 che finalmente dopo tanti anni vedranno la luce, quindi gli svincoli rotatori con i sottopassi ciclopedonali per intervenire sulle periferie. Chi sta sopra la Statale 16, Villaggio Primo Maggio, Grotta Rossa, Padulli e altri quartieri potranno passare in sicurezza sotto la Statale 16. Aspettiamo solo che facciano partire da Roma i cantieri. Società Autostrade e Governo devono far solo partire i cantieri e Rimini avrà il collegamento tra le periferie, cosiddette periferie, e la città. E poi la città, il suo cuore urbano, storico, il patrimonio artistico. Molte volte abbiamo sofferto quasi di un complesso, quasi che Rimini non fosse una città d'arte, una città della storia. Rimini è straordinaria, ha questo mare che ci ha permesso di costruire la più grande industria del turismo d'Italia. Oggi va riqualificato, va risanato con le fogne, va pedonalizzato con il Parco del Mare e insieme a il turismo balneare, la storia di Rimini. Rimini, città d'arte. Ci sarà un grande cuore urbano che sarà più potente, lasciatemelo dire, del Guggenheim di Bilbao. Il Guggenheim di Bilbao è stato un grande progetto museale che ha fatto scattare la riqualificazione di Bilbao. Oggi Bilbao, nella testa di tutti, cito questo esempio, è una destinazione mondiale dove tutti vogliono andare. Noi non abbiamo il Guggenheim, ma avremo un intero quadrante urbano che ha una piazza sull'acqua, il ponte di Tiberio, oggi bellissima, che verrà pedonalizzato, che si congiunge a che cosa? Ad un quadrante urbano dove ci sarà al centro un castello malatestiano del Rinascimento, liberato. Dal castello si arriverà al Fulgor, che è già riqualificato. Il Museo Fellini avrà tre gambe: il castello malatestiano, prima gamba, la seconda il Fulgor e poi un'intera piazza Malatesta riqualificata, dove non ci saranno panchinette, fontanine, ma tutto si immagina, diceva Fellini, degli allestimenti artistici nella chiave del sogno. Pensiamo a dei segni fellineschi che vanno a fare da completamento della piazza Malatesta. Quindi un castello malatestiano di cui oggi abbiamo presentato il terzo stralcio, dopo la Corta Mare, quella che si affaccia al teatro, l'anfiteatro che si vede tra Piazza Malatesta e la circonvallazione e oggi il recupero del fossato dove passano le macchine, dove c'è la vecchia circonvallazione. Quindi il Museo Fellini che dà la possibilità a Castel Sismondo di ritornare ad essere nello splendore di una volta. Quindi un quadrante urbano con un castello del Rinascimento che diventerà Museo Fellini, una Piazza Malatesta completamente riqualificata con in mezzo che cosa? Lo splendore del teatro verdiano fatto da Poletti che inaugureremo il 28 ottobre, poi scivoleremo verso il Corso d'Augusto, ci saranno il Palazzo del Podestà e dell'Arengo che con la Fondazione San Patrignano diventeranno un museo d'arte moderna fino al Fulgor per poi dal Fulgor fare 200 metri e arrivare a una piazza sull'acqua dove trovi la Roma che a Rimini ha lasciato l'Arco d'Augusto e il Ponte di Tiberio. Quindi una città romana, una città rinascimentale, una città dell'Ottocento, una città del Novecento con Fellini. Immaginate questo rimbalzo tra Piero della Francesca, Sigismondo Pandolfo Malatesta, il Tempio malatestiano di Lombattista Alberti che dialogano davvero, rideva la gente, qualcuno rideva, dialoga con l'Ottocento di Verdi che dialogherà col Novecento di Fellini, un unicum mondiale per fare di Rimini una grande meta di turismo internazionale ma anche motori economici, si produrranno centinaia e centinaia di posti di lavoro, è un motore di rinascita e di coesione sociale, ci ritroviamo in una città che si ritrova. Non più il castello sfondo di un parcheggio degradato, non più un teatro capannone dove giocare a basket, non più un ponte di Tiberio invaso, abbandonato al degrado. Ma i parcheggi sono una parte che è dentro questo progetto. Pensate che quando saranno completati i lavori nel 2020 nel Museo Fellini saranno aumentati i parcheggi intorno al Castello Malatestiano di oltre 300 posti. Abbiamo una somma di oltre 650 parcheggi tra l'area ex Artini che è stata liberata, tra gli 80 stalli che verranno fatti nella circonvallazione, Italo Flori e entro
il 2018 completiamo l'accordo per elevare, fare un fast park a Scarpetti di ulteriori 248 posti. A questi si aggiungono i 300 posti dell'area Fox che sta tra Porta Montanara e l'Arco d'Augusto, quindi un sistema di parcheggi di attestamento su cui bisognerà prendere il tiro. Non puoi venire a parcheggiare andando a sbattere al portone di Sigismondo Pandolfo Malatesta. Quando io ero ragazzo andavamo in moto in Piazza Tre Martiri, Piazza Cavour ancora prima era un parcheggio a spina di pesce. I parcheggi ci saranno, bisognerà abituarsi come ci si è abituati a non venire a parcheggiare in Piazza Cavour, non a ridosso del castello, ma magari 80 metri più in là. Aggiungo che il parcheggio Italo Flori, che è a 80 metri dal castello, ha una media di riempimento del 50%. Del 50%, perché io devo arrivare in centro e se non parcheggio lì cambierà una piccola abitudine, ma per cosa? Per ritrovare una piazza, uno splendore, per trovare persone, gente, servizi, turisti, musei, vita, lavoro. Questo è quello che sta facendo Rimini. Ci sarà un percorso, un momento di lavoro in cui si possono creare anche dei cambi di abitudine, si possono creare piccoli disagi temporanei, ma nel 2020 avremo parcheggi, musei, lavoro e economia. Aggiungo anche che dall'altra parte del centro storico abbiamo chiuso l'accordo con Ferrovie per fare il parcheggio Metropark, cioè tra la stazione e Piazzale Clementini, così come il grande parcheggio delle Padane. Lungo la via Roma, voglio sottolineare che non è nel deserto dei Gobi ma a 100 metri dal Tempio Malatestiano ed ha un riempimento medio del 30%, quindi la città cambia, bisogna cambiare un po' anche noi. Io che posso andare ad esempio in bicicletta, se uso la bicicletta posso lasciare la macchina per un anziano o per una persona con disabilità che ha bisogno dell'auto, quindi un processo di cambiamento della città e delle nostre abitudini con i parcheggi che saranno attorno ai grandi motori culturali che sono motori di lavoro.